I sindaci non mollano la presa, nonostante le rassicurazioni del governo. Sino a fine anno sembrano scongiurati gli aumenti delle tariffe autostradali su A24 e A25. L'annuncio è arrivato proprio dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini alla Camera dei Deputati, dopo una discussione molto accesa con i parlamentari abruzzesi che in mattinata avevano incontrato i sindaci abruzzesi e laziali interessati dalla vicenda. Ma non è scampato il possibile aumento di quasi il 16% all'anno fino al 2030, per un totale del 375%. Cautela su una ripresa in capo allo Stato delle autostrade da parte del ministro ieri, che comunque ha ribadito le inadempienze della società Strada dei Parchi. Ha pure detto che si sta andando avanti sulla messa in sicurezza. In tutto questo, Strada dei Parchi accetta la proroga e si dice anche disponibile a trovare una soluzione sul nuovo PEF, ma a patto che si dia il via ai lavori urgenti di messa in sicurezza. I sindaci sono soddisfatti a metà, perché la soluzione definitiva di fatto non c'è e quindi spingono ancora. Ieri hanno incontrato a Roma i parlamentari abruzzesi, oggi secondo round con il governo e il ministro Giovannini. Dall'interlocuzione di ieri del ministro è emersa la volontà quindi di evitare l'aumento dei pedaggi dal 1 luglio. Questo è un importante risultato, ma non è sufficiente perché noi pretendiamo delle risposte certe, ma soprattutto delle soluzioni definitive al problema, sia dei pedaggi sia della sicurezza. Quindi vogliamo comprendere quali sono le azioni che si metteranno in campo per garantire la sicurezza delle nostre autostrade, soprattutto vogliamo comprendere quale PEF il ministro intende mettere in campo. Dall'interlocuzione di queste ultime ore con il ministro, noi pretenderemo proprio questo e torniamo a chiedere la creazione del tavolo istituzionale con la presenza di una delegazione dei sindaci e degli amministratori di Lazio e Abruzzo. Noi non ci fermiamo e siamo decisi più che mai a tutelare i nostri territori.